Grazie a tutti di essere qui. La società di HL Modena Volley e coach Lorenzetti hanno deciso di dare oggi una comunicazione importante. Do subito la parola a Angelo Lorenzetti. Ciao a tutti. Solo per dare un po' di chiarezza e per spiegarvi un po' cosa è successo in questo periodo qua. Poco prima della finale del regular season ci siamo visti io e la società per parlare del mio rinnovo contrattuale. Scusate, devo riniziare? E in quella sede avevo evidenziato delle mie riserve personali. La società, in maniera molto attenta e alla mia persona, mi ha chiesto di prendermi un periodo di riflessione e che ci saremmo rivisti dopo i quarti e quindi prima delle semifinali e questo è quello che è successo in questo periodo. In questo periodo, insomma, non ho trovato spunti che mi facessero cambiare la direzione che avevo pensato e quindi, insomma, la natura di DHL del prossimo anno non sarà più Lorenzetti. Il motivo è che, insomma, al di là del desiderio di avere una cosa, di stare una cosa prestigiosa, e al di là delle valutazioni mie personali, della comodità della vita agiata che ho avuto in questi 4 anni, penso che debba essere responsabile prima di tutto di leggermi dentro e di vedere se ho ancora la capacità di apportare qualcosa di nuovo, di creativo, di utile per quel che riguarda la palestra, per quel che riguarda le relazioni interpersonali, per quel che riguarda quindi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista anche delle emozioni. Non ho la certezza, ma ho un dubbio, e credo che Modena non si meriti un dubbio, si meriti solo certezze per la cosa bella che è, e che quindi mi devo così dichiarare vulnerabile verso questo dubbio che ho. Tutto questo perché Modena ovviamente non è di Lorenzetti. Mi sono stati regalati ancora 4 anni di Modena, di questo ovviamente ringrazio la vita, ma ringrazio anche chi me l'ha concesso, quindi chi mi scelse, chi mi ha continuato a scegliere e chi mi ha mostrato l'intenzione di voler continuare con me. E questo è un qualcosa di cui veramente sono grato. Non è un saluto lieto perché so di lasciare una cosa molto bella, è un saluto sereno e di questo ne vado fiero, perché nel mondo sportivo dove così la vittoria e la sconfitta spesso e volentieri determinano la qualità dei rapporti, io vado vado via con un qualcosa di più e di più bello rispetto ad una palla dentro e una palla fuori. Questo qui ne sono fiero perché era il primo obiettivo che mi ero posto quando sono rientrato qua in questo palazzo dopo 4 anni fa. Quindi al grazie di prima verso, insomma, chi è a capo di questa società va ovviamente grazie verso i giocatori che ho avuto l'opportunità di conoscere e di allenare, tutta la gente con cui ho potuto lavorare, quindi ovviamente in primis il mio staff, gli uffici e tutti i ragazzi allenatori del settore giovanile, a voi, che mi sembra che, insomma, questi 4 anni mi avete dato la possibilità di avere un rapporto franco e rispettoso, e ovviamente la curva che oggi inaspettatamente è rappresentata qua perché mi ha dato l'opportunità di riconoscermi e di rifarmi e ricrearmi un'immagine diversa rispetto a quella che quella curva aveva di me tanto tempo fa, e ho la presunzione di credere che sia
un'immagine più reale di quella di allora. Ci tengo a dire che le poche cose scritte e nella naturalezza del lavoro, insomma, qualcosa in questo periodo si scrive di tutto e di tutti, però a oggi non ho nessun contatto con nessun altro club, e lo dico in maniera tranquilla, e nessuno, penso che, poi lo sfido anche a dimostrare il contrario. Questo non vuol dire che non voglia continuare a fare l'allenatore, però ci tengo a dirlo, perché come altrettanto convinto sono che in questo ultimo periodo le cose che mi ha detto la società, e quindi la proposta e la riproposta del rinnovo del contratto, sia stato un qualcosa di assolutamente sincero, e questo, insomma, ci tenevo a dirlo per me e per chi, insomma, ha ritenuto opportuno rinnovarmi la fiducia. Ovviamente, per i saluti più festosi, no? c'è tempo, io spero che ci sia tempo fino al 15 maggio e comunque, insomma, ripeto e ci sottolineo che è un saluto sereno, e di questo sono veramente grato a tutti. Partiamo da, teniamo un senso nelle domande, facciamo un giro, poi un altro giro. Allora, Angelo, provo a spiegarmi prima, per far spiegare te. Da quello che hai detto capisco che, dato che né noi né credo tu nella società sappiamo ancora che squadra ci sarà il prossimo anno, quindi che giocatori, quindi in teoria potrebbe anche esserci una rosa totalmente nuova da plasmare. Il tuo è un logorio più sull'ambiente, no? Logorio, insomma, un dire di aver finito il percorso più a livello ambientale che non a livello di uomini e di squadra. È una cosa globale, non si tratta poi di logorie, si tratta di capire, come ho detto prima, se ho cose da inserire nuove, no? Non sono un recipiente infinito e comunque, insomma, non so che squadra sarà il prossimo anno, però non credo che Modena si metta a cambiare 12 giocatori su 12, no? E quindi ci saranno dei giocatori che mi hanno sentito, risentito, sopportato, e quindi, insomma, non è che non ci saranno giocatori col quale ho avuto il piacere e l'onore di lavorare, ma che, insomma, che già mi conoscono come le loro tasche. Quindi, insomma, credo che a volte, che spesso anche il cambiare faccia bene a tutti, insomma. È plausibile un'ipotesi di un tuo anno, ne hai parlato tu tante volte, fermo in studio negli Stati Uniti o altrove? Lavorare fa bene per tutto, per lo spirito e per le tasche. Questo qui è ovvio che, insomma, se non si crea l'opportunità, se ne prende atto, e da ogni porta che si chiude bisogna aprire un'altra, e quindi si apre la porta dello studio, e si apre la porta del vedere, insomma, se a 52 anni magari uno è capace anche di fare qualcos'altro. Però è ovvio che a me piace fare allenatore e voglio fare allenatore, e sono carico per fare allenatore. Paolo? Mi spiace, no? Questa è la roba, ma al di là di questo, non è una bella notizia per Modena, questa, per due motivi fondamentalmente. Mi piace poco l'idea della tempistica, cioè tre giorni da una semifinale questa notizia in qualche modo incide sull'ambiente, sull'umore dei tifosi, non so quanto inciderà sulla squadra. Secondo, usiamo un giornale neutrale, uno legge la Gazzetta dello Sport ieri mattina e legge che non si parla dell'allenatore, ma si parla di uno sponsor che non si sa che cosa farà, e ieri sera io ho preso parte a una serata e non ho capito ancora cosa farà di DHL, e si legge che c'è una proprietà che potrebbe anche lasciare, abbandonare, non si sa fare che cosa. Allora, diciamo, questa tempistica, no? Lorenzetti oggi dice lascio, attorno all'ambiente del Modena ci sono queste altre situazioni, quindi
il rischio tuo è quello che magari qualcuno possa associare questa scelta anche a quello che c'è intorno. Cioè, forse Lorenzetti ha fiutato che qui non ci può essere un futuro. E onestamente oggi ci può stare, perché dopo la Sarti in sera, secondo me c'è anche questo concreto rischio. Quindi tu ti sei esposto a un rischio, quello di... E quindi chiedo perché non avete magari pensato di dirlo anche prima. Allora, sulla tempistica, insomma, è una valutazione quella che fai, che penso possa essere corretta. Da parte mia e della società, diciamo, c'è il non dolo, nel senso che era previsto un po' prima, poi dopo sono successe non grandi cose, però insomma... delle situazioni di piccoli contrattempi, c'era la necessità anche di riparlarsi dal ritorno delle vacanze ferie pasquale della Katia, perché insomma per telefono al di là che si dicono, no? E però insomma è ovvio che avevo parlato con Sarto, però il rapporto è sempre stato è buono con tutti, quindi l'ultima parola bisognava dirsela a quattro occhi, e quindi è capitato un pochettino così. Per quel che riguarda invece la seconda parte del tuo intervento, devo dire che riguardo già quando avevo mostrato le riserve, quindi il tempo addietro, insomma, l'avevo fatto anche con discreto anticipo, perché non volevo, magari capiterà che un giorno vado a allenare da un'altra parte, essere in possesso di informazioni sensibili, ecco, e questo insomma è quello che io leggo, e quello, da questo punto di vista qua, sono, diciamo, come qualsiasi altro lettore, ecco, questo è quello che è successo in questo mese, ecco. Aziendalista, posso considerarti tale, no? Nel senso che io credo abbia sempre sposato, cioè, sì, a me piace fare il suo lavoro, poi se ne va a casa. Cioè, tu sei sempre stato coinvolto, sì, 24 ore al giorno su questa società, lavori qua, lavori in tuo ufficio, penso che tu fossi sempre stato al corrente. Anche ultimamente ti eri esposto sulla vicenda degli orari da allenatore aziendalista, cioè non c'era bisogno che tu criticassi tutti i presidenti di Serie A per quella scelta. Io pensavo che quel tuo modo di esporti chiudesse in qualche modo un cerchio, cioè fosse un segnale chiaro che al di là di quelle che potevano essere state le frizioni, di quelle che potevano stare anche non trovarsi in sintonia su altre cose, quello però fosse un segnale chiaro che comunque Lorenzetti aveva preso una strada ben precisa, e quindi il suo futuro doveva e poteva essere ancora molto. Con quale ruolo non lo so, perché questa è un'altra domanda che ti vorrei fare, però quel momento per me Lorenzetti prossimo anno è ancora molto. Sì. E anche il presidente dell'intervento che ho fatto in TV da noi aveva detto quello che ha fatto Angelo per me ha un certo valore. No, a leggerlo quella volta, senza sapere cosa c'era in ballo, sicuramente è una lettura che ci sta. A rivederla anche a oggi, insomma, dove già c'era questa situazione, fa capire che se ho ritenuto di intervenire così a supporto della società, vuol dire che questo distacco non ha dietro nessuna relazione che non va, e che quindi era un qualcosa che io tenevo a farlo per stare in linea con quello che a capo di questa società sta cercando di fare in questo mondo. Sì, prima c'erano i tifosi, come pensi che... Tu sei molto amato qui a Modena, come pensi che verrà presa e accolta questa notizia, e quali reazioni ti aspetti magari fin da sabato? Le reazioni, cioè, non sono, faccio fatica a volte a comandare le mie reazioni, non so, insomma, io quello che dovevo dire a loro, ho cercato di riassumerlo, anche perché dopo magari avrei fatto fatica in poche parole, però insomma, io credo che questa gente qua prima di tutto ama Modena,
nel suo percorso Modena ha incontrato un Lorenzetti 2, è stato un rapporto che mi ha pagato e spero che abbia pagato anche loro. Angelo, sei stato chiarissimo fino a questo momento. Se dovesse arrivare un altro assalto da parte della proprietà, la porta è chiusa? Ma penso che questo momento qui sia un momento importante, poi dopo insomma non è che uno non può tornare dietro, però insomma ci siamo parlati bene e non è che insomma è un qualcosa, come ho cercato di spiegare nello svolgimento delle cose, che è venuto così dopo un episodio o dopo, è un qualcosa che è venuto fuori da una lettura personale insomma, quindi insomma al momento dico no, poi dopo insomma la vita non avrei nemmeno ripensato di ritornare a Modena tanti anni fa però insomma al momento penso, dico che è una scelta meditata e non condivisa, no? dalla proprietà, con la proprietà con la quale insomma sono stati 3 anni intensi, nelle quali i punti di vista non sempre sicuramente sono stati gli stessi, ma che nei momenti più difficili sia io e soprattutto la presse ha trovato l'umiltà di aprirsi e insomma tra me e lei c'è una frase di un libro, no? Che dice più delle idee di giusto o di sbagliato c'è un campo, troviamoci là, ecco, nei momenti più intricati ci siamo trovati là, più che da presidente allenatore, da donna e uomo, e da lì siamo ripartiti meglio di come stavamo andando, e questo insomma sono stati momenti non solo di crescita professionale ma anche da parte mia umana, e di questo qui insomma voglio ringraziare lei che ha lavorato a suo fianco. Hai avuto un confronto su questo tema anche con Giacomo e i ragazzi? Come hanno reagito? No, con i ragazzi no, però insomma io penso che arrivare in finale sia una cosa conveniente per tutti, no? Nel senso, ma non è che è conveniente, è conveniente bella. Io credo che bisogna dare un senso alla cosa, che innanzitutto non è un divorzio, perché non è che c'è un contratto in essere che si rompe, c'è una presa di atto che quello che si era stabilito in principio, tutte le parti hanno avuto la forza e l'attenzione di portarlo a termine e quindi insomma è nella naturale è una delle possibilità che quando scade un rapporto è una delle strade che si possono percorrere e anche da questo punto di vista qua non credo che ce ne sia una corretta o sbagliata, ce ne sia una adatta a quello che le varie componenti sentono dentro. Angelo, tu sei, allora, guardato gli allenatori che hanno fatto 4 anni a Modena negli ultimi 20 anni, sono stati Velasco, Bagnoli e Lorenzetti consecutivi. Beh, io mi metto sotto, qua. Non è un caso se non abbiano vinto lo scudetto, mm-hmm, che abbiano anche vinto altro. Tu in questi anni a Modena, oltre a fare allenatore, hai fatto anche, secondo me, molto altro. E allora ti chiedo, potrebbe esserci una figura all'interno della società diversa, insomma più ampia, manager, ho letto anche sui giornali dei paragoni con Ferguson, situazioni di questo quello tipo. Perché mi stanno venendo i capelli bianchi anche a me. Io credo che per me magari un giorno possa essere diciamo, un'altra tappa della mia vita, però bisogna arrivare studiati, qualcosa studiato, però bisogna arrivare studiati, non ho la forza io culturale per da un giorno all'altro di togliere la tuta e mettere la giacca e cravatta. Non quella della banca di tanti anni fa, e quindi un giorno mi piacerebbe, ma per arrivarci devo arrivare preparato. Io vi ho parlato
proprio come quando parlo con i ragazzi, aprendomi al massimo. Quindi insomma loro, se vedranno questo video, lo capiranno, e quindi abbiamo parlato sempre in questi anni, in questo tempo, dei propri bisogni, delle proprie visioni, che per raggiungere ci vogliono bisogna fare delle azioni che hanno anche dei costi, queste azioni. Quindi quello che ho detto a voi e il modo in cui l'ho detto è in linea con tutto quello che abbiamo fatto insieme. Io mi sembra di capire che è più una scelta umana, che è slegata da problemi economici o tecnici, è proprio una tua scelta di vita, diciamo, di cambiare. No, è una scelta tecnica, perché io, come ho detto prima, a Modena non gli posso dare un dubbio. Quindi è una scelta professionale, che poi dopo, come ovvio così, va a coinvolgere anche la mia sfera personale. Insomma, io ho detto, mi è stata concessa un periodo di vita molto bella dal punto di vista professionale e molto comodo dal punto di vista diciamo familiare, e questa cosa qui insomma è un qualcosa che io mi sono tenuto stretto e di cui io apprezzo, come ho detto prima, la vita e chi me l'ha concesso di fare. Ma tu hai valutato anche l'ipotesi di tenerla lì, aspettare la fine del campionato e annunciarla dopo per evitare che... L'alternativa c'era, ma siamo a Modena. E anche in quello non c'è una critica, ma c'è un'attenzione, vale a dire che se fosse stato un altro ambiente meno attento, in maniera buona, meno curioso, si poteva fare, a Modena no, perché penso che per il bello che ci andiamo a giocare, meno voci che da controbattere o che possono creare dei malumori miei, della società, ma anche dei giocatori, perché ovviamente qua adesso arriveranno, sono già comparsi dei nomi dei giocatori. È un conto per i giocatori che di adesso sapere se dietro questi nomi qui c'è Lorenzetti o non c'è Lorenzetti. No? E adesso sanno che non c'è Lorenzetti, insomma, e quindi era un'opportunità che si poteva prendere, però non credo che sia adatta a questo ambiente modenese. Sono le proprie personali, si può chiedere come è nato questo dubbio? Ma studiando me stesso, sapendo che ovviamente parlando con la Katia, con Sarto, quando si parlava di un rinnovo non si parlava di 12 mesi, insomma, no? Perché non è che uno arriva nuovo e allora magari ci si deve conoscere, si dà un contratto annuale, si parlava di un contratto pluriennale. Quindi ho cercato di vedermi nel Lorenzetti dei prossimi 2 anni o della fine di 3 anni, a seconda di come sarebbe stato fatto il contratto e quello che sarei stato capace di fare. E lì mi è cominciato a venire del dubbio, dice, sono capace di poterlo dare questa cosa qua, quello in più, oppure certe cose negli anni possono perdere la loro efficacia, certi messaggi, certe costruzioni di rapporti, e quindi mi si è insinuato il dubbio, e ripeto, e non penso che Modena meriti il mio dubbio. Tu hai temuto che il giudizio anche sul tuo futuro fosse legato al risultato finale di questa stagione? Ma io ho valutato sincera la proposta che mi hanno fatto prima della fine del regular season, quindi no. E invece quanto ha inciso l'anno scorso, eri sotto contratto e sono stati contattati altri allenatori, no? Non detto da me, ma detto da loro. Quest'anno eri svincolato dal contratto e ti è stato proposto un rinnovo. Questo modo di agire della società in qualche modo può aver inciso anche nella tua scelta per il futuro? Riguardo agli altri anni, al di là delle cose belle, insomma, della crescita, però sugli episodi specifici, insomma, c'era stato un patto tra me e la Katia. Stop. Cioè, proprio, ma soprattutto di non condizionare
i tanti presenti della stagione 2015-2016. Questo è stato un impegno che secondo me abbiamo rispettato sia io che lei, e quindi insomma nelle valutazioni di quest'anno non c'è niente che riguarda gli anni passati. E sinceramente non è facile spiegarlo e capirlo questa roba, perché di solito noi siamo abituati o a giudicare l'inizio o la fine di un corso di un attore legato al risultato, uno vince, rimane, uno perde, va via, no? In questo caso la roba è un pochino più complicata, perché siamo tra l'altro alla vigilia della parte più importante della stagione, l'allenatore che rappresenta questo club da tanti anni fa un passo indietro. Sì, io... Uno dice, vado via perché mi sono rotto le scatole, e vabbè, allora uno dice, ok, no, io nell'analisi del dubbio... non c'è solo un'attenzione verso Modena, c'è la presa di consapevolezza del tanto che ho avuto questi anni e non permetto a Lorenzetti di rovinarlo. E se ho un minimo dubbio, non gliela faccio rovinare a Lorenzetti il tanto che ho avuto in questi 4 anni. Certo, però quello che ho detto prima, insomma, questi 4 anni, comunque vada, io spero che possa andare con le braccia levate al cielo, insomma, comunque è molto di più di una palla dentro fuori. Altra domanda? È stata complicata questa stagione per te? È stata intensa, ogni anno è stato molto intenso, diversamente intenso. Questo qui è stato intenso perché intensa è stata l'attività agonistica e quindi sicuramente dal punto di vista della programmazione è stata diversa da tutte le altre annate, e è stata non complicata, però insomma sulla squadra che avevamo scelto c'erano delle criticità, e sapevamo che quelle criticità non solo dipendevano dalla nostra capacità lavorativa, ma poteva capitare anche qualche infortunio. Per tante situazioni siamo stati fortunati, in altri i miei staff sono stati molto bravi, e poi dopo qualcosina ci è capitata, e quindi insomma la tensione che, ecco, anche prima della Coppa Italia, insomma, la storia di Petrici, la storia di Piano, insomma, c'è stata, però insomma è un qualcosa che c'è tensione alta quando fai una cosa, fai parte di una cosa molto importante, quindi insomma era una tensione ben accettata. Angelo, sempre sul tuo futuro, guardando il futuro, tu sei da sempre, negli ultimi stagioni ancora di più, molto critico rispetto al sistema Italia, non pallavolo, calendari, lega, eccetera. Può essere che tu vada all'estero, guardi anche all'estero, o può anche essere che tu guardi qualche panchina di una qualche nazionale? Io adesso non ho in mente niente. Guarda, nonostante 52 anni, nella mia testa tanta roba non ci sta, e quindi c'è stata... la decisione di questa, insomma, che non è facile né qua dentro né a casa mia, e quindi insomma metabolizzarla e lavorarci sopra, e poi c'è una stagione, quindi adesso troppo al futuro non ci ho pensato, anche perché insomma anche questo è un qualcosa che ci diciamo spesso nello spogliatoio, no? Ce l'ha insegnato Kung Fu Panda, che il presente è un regalo, e noi vogliamo regalarci tanti presenti belli e non mischiare troppo futuro con il presente. L'Angelo Lorenzetti che ha finito il suo primo ciclo a Modena era un Angelo Lorenzetti lampa di lancio, non è stato sono stati biennio, triennio che ti ha lanciato tra i migliori allenatori d'Italia. L'Angelo Lorenzetti che esce da questi 4 anni qua invece, che allenatore è? Un po' di presunzione, però io penso migliore, soprattutto in ordine ai gruppi che ho dovuto gestire, il primo, il terzo e il quarto, perché mi hanno costretto a resettarmi, a settarmi più che altro sui nuovi giovani di adesso,
e che quindi insomma certi concetti, certe verità che io avevo, secondo me con questi gruppi di giovani, non dico che non sono più validi, però è un qualcosa che andare con le mie vecchie verità nello spogliatoio di questi ragazzi non mi piaceva più.